Ecco Capitan Furino. Siamo nella ripresa. Lascia il campo anzitempo, messo fuori da Benedetti per somma di ammonizioni. Anche l'arbitro oggi non era in buona giornata, ma questo non c'entra. E anche queste immagini non vogliono infierire su Furino, ma piuttosto spiegare quanto tutto sia fuori posto in casa juventina. Ora sono saltati anche i nervi e la squadra bianconera, appunto, che si trovava sull'1-2 per rimontare verso un pareggio non impossibile, rivelava senza vergogna i limiti attuali di gioco e anche di carattere. Troppe erano state le ammonizioni. Anche Trapattoni si era imbischiato, togliendo Prandelli non trascendentale, ma mettendo Virdis, o meglio, la sua ombra evanescente. Quindi avevano buon gioco i viola, specialmente con gli umili, Restelli, Sacchetti, Orlandini e in particolare il combattivo Pagliari. Ma eccoci ai gol. I gol, appunto, che sono l'unica nota bella di una partita non certo tonificata sul piano del gioco e della tecnica su entrambi i fronti. Vedete quanto è bella la sforbiciata di Sacchetti e quanto sa di Argentina il gol dell'omino di Fiesole, quel Tendi che non finisce di stupire. Neanche Zoff se l'aspettava. L'impennata juventina e il gol che parte da un presunto fallo contestato a tavola. Guerini è fermo e Bettega segna. Ma non inganni questo gol. Bettega è tatticamente parlando un elefante per le manovre agili che i giovani chiedono. Nel secondo tempo, arruffata manovra juventina alla ricerca del pareggio, che i viola però non consentono, anzi potrebbero arrotondare dal 2-1 verso altre cifre con Restelli, che però sfiora lo spigolo. Con Antonioni, che grazia l'amico Zoff. E ancora con Antonioni, ancora lui, sì, non tira e Orlandini non ce la fa. E la Juve, anche se in 10, per l'espulsione di Furino, ha attaccato, ma l'unico pericolo per Galli, eccolo, colpo di testa a fiacco di Bettega. E la Juve ora è a un solo punto in classifica dai viola che lottano per salvarsi.